Buongiorno! Ciao a tutti! Allora, oggi ho un po' di cose da fare e ho deciso di filmare un video, un po' study with me, una cosa di questo tipo. Allora, sono dei video che a me piace un sacco fare. Il problema è che se io li dovessi fare più spesso, non riesco a farli molto spesso perché una volta che mi metto a organizzare il video, a pensare come filmare, eccetera, mi è già passata la voglia di studiare, quindi se io devo studiare ho bisogno di concentrarmi al 100% e se penso che devo fare il video, non lo so, mi distraggo un po'. Oggi ho dei lavori non troppo pesanti da fare, quindi mi sembrava la giornata ideale, anche perché sono di buon umore, allora avevo voglia di parlare un po' su questa mia felpa verde, che è una delle mie felpe preferite. Se mi seguite su Instagram, se non lo fate, cosa state aspettando? Oh no, questa collana probabilmente sbatterà contro la scrivania per tutto il video. In realtà è bellissima e mi piace un sacco perché sta bene con i maglioni grossi, tipo le collanine corte si perdono, invece questa ha la lunghezza perfetta, solo che sbatte contro la scrivania. Comunque, cosa stavo dicendo? Ah sì, che se mi seguite su Instagram ormai sarete abituati a vedermi con queste felpe perché le metto sempre, le ho di tre colori, però mi piacciono troppo. Sono morbidissime, sono super comode e poi adoro questi colori. Come sapete io amo il verde, tanto che ho qui le mie due agendine che sono anche queste di tonalità di verde. Che ore sono? In realtà è l'una. Questa mattina ho filmato dei contenuti per la pagina Instagram di Ted Zenis, che magari saranno già andati online. Beh, comunque, ho filmato dei video e infatti oggi devo montare quel video, ma sono tutta gobba. Da quando sono tornata dall'Inghilterra ho iniziato a seguire i corsi della mia università italiana, ho fatto questa scelta. Avrei potuto o continuare da remoto i corsi della mia università inglese, perché comunque anche lì hanno i corsi online, oppure tornare alla mia università italiana, quindi al Politecnico. Io ho deciso di tornare alla mia università perché dal punto di vista didattico non mi sono trovata bene in Erasmus, quindi ho deciso di frequentare i corsi che avrei fatto normalmente e sto facendo un bellissimo corso di storia dell'arte contemporanea, dove studiamo fotografia e linguaggi audiovisivi, quindi film, video, musicali, spot, e mi piace un sacco, è super interessante, soprattutto la parte di fotografia. Infatti le lezioni mi sono piaciute molto e dobbiamo scrivere una tesina, diciamo, quindi un pezzo scritto che dovremmo anche comunque impaginare come se fosse una pubblicazione su un fotografo a nostra scelta. E niente, quindi oggi vorrei andare un po' avanti con quello, poi appunto ho un po' di lavoro da fare, devo montare il video di Ted Zenis, devo rispondere a un po' di mail, però non penso che farò in tempo. Niente, sono contenta di avere tante cose da fare in questo periodo, devo dire che mi sto mantenendo impegnata. Questo non vuol dire che non abbia sbalzi d'umore, anzi ultimamente un po' di alti e bassi, però oggi è uscito il sole, mi sono svegliata bene, quindi ora magari la smetto di parlare. Vedete perché non posso fare questi video? Perché poi io passo tutto il tempo a parlare e non faccio quello che dovrei effettivamente fare. Adesso mi metto a montare questo video e l'ho filmato con il telefono e mi airdroppo i video perché li monto sul computer. Anzi, prima volevo parlarvi un po' dell'agenda che sto usando quest'anno. Sono ritornata alla Moleskine e quest'anno l'ho presa di questo bellissimo tipo turchese verde acqua scuro e mi piace troppo, mi piace tantissimo questo colore. È la versione, penso che sia la large questa, comunque io non riesco assolutamente ad usare agende che siano più piccole di questa, anzi l'anno scorso ne usavo una che era tipo grossa quasi quanto il computer e mi dava molta soddisfazione, però era un po' scomoda da portare in giro. E poi quest'anno la volevo di questo colore. Vabbè, le Moleskine sono sempre una sicurezza. E ho iniziato da qualche giorno, ho tirato fuori questo quaderno in velluto verde che fa molto serpe verde e mi sto scrivendo tipo l'elenco delle cose da fare nel corso della giornata con anche gli orari, tipo 7:30 sveglia e skincare, cosa che non ho mai rispettato perché io ora che mi sveglio alle 7:30 ciao, cerco di scrivermi un po' un programma per la giornata. Così se mi perdo, dato che queste giornate mi sembrano tutte uguali, almeno ho un qualcosa a cui fare riferimento, comunque mi ero scritta. Di solito lo faccio la sera prima di andare a dormire e vabbè, lo sto facendo da un paio di giorni in realtà, però non è male, devo dire che mi fa sentire un minimo più organizzata. Ora dovrei mettere il mio lavoro. Allora, sto importando i video che ho filmato sul telefono, sul computer con AirDrop, perché li monterò con Final Cut Pro, che è il software che uso sia per montare video su YouTube che anche mini video per Instagram. Preferisco montarli qui perché lo so usare bene,
e tendenzialmente ha molte molte più funzioni rispetto alle app con cui si montano i video sul telefono. Quindi ora importo tutti i video. Ah, ce l'ho fatta! Allora, questi sono tutti i video che ho girato per tirarci fuori un video da un minuto. E ora vado a magnà. Ciao. Bene, sono tornata dal mio pranzo, ho mangiato dei paccheri al sugo buonissimi. Sono le 3:15, sono stata un po' fuori in giardino al sole perché oggi c'è un tempo stupendo, fa caldissimo. Vorrei stare fuori a prendere il sole, ma non posso. E quindi adesso mi metto a montare questo video, intanto ascolterò un po' di music. Salve, sono tornata, sono le 6 e contavo di metterci un'ora a fare questi contenuti e in generale, invece ci ho messo una giornata praticamente. Ho filmato questa mattina e ci ho messo più di 3 ore per montare tutto. Ormai sono le 6 di pomeriggio e io sono sempre così. Questa è la maledizione barra benedizione dell'essere perfezionista e del voler fare sempre tutto così, tutto me. È che poi ci metto tantissimo, però vabbè, non mi lamento. Ora però devo studiare, sono già le 6 ma sono stanca e cosa stavo dicendo? Sono totalmente rintontita da queste 3 ore filate al computer. Quando inizio a montare i video tipo non mi stacco per ore, e è assurdo, tipo per montare un video per il mio canale ci metto tipo 9 ore, quindi passo le giornate così. Poi quando finisco sembro tipo un animale spaesato. E quindi ora mi prendo un pochino di pausa, magari vado un po' fuori in giardino per staccare un attimo, inizio a leggere un po' di documenti, di testi per la tesina di fotografia che vi dicevo, perché non ho voglia di rimettermi a montare video, sono fusa. Sono le 8:20, ho letto un po' di documenti che ho trovato online, purtroppo non si può andare in biblioteca a cercare libri, quindi mi sto un po' arrangiando con le fonti online e ho scritto un po', vabbè, sto cercando un po' di capire come scrivere questo testo, però ora è tardi, quindi mi faccio una doccia veloce, una bella doccia calda e poi vado a mangiare una fame. Nel caso vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale, mi farebbe tanto piacere e fatemi sapere qui nei commenti se anche voi state studiando in questo periodo, se state seguendo le lezioni online, sono curiosa. Ci vediamo alla prossima, ciao!